Se è vero che l'Epifania ogni festa porta via, resta comunque uno dei giorni più attesi dei bambini desiderosi di ricevere i suoi dolci doni. Occhi spalancati di felicità, quelli dei piccoli ricoverati presso l'unità di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, a cui il gruppo Donatori Sangue Fratres ha inteso regalare un momento di gioia capace di allietare la loro degenza in ospedale portando loro le immancabili calze. E se per i bambini cioccolatini e caramelle, anche per l'unità organizzativa complessa di pediatria e neonatologia coordinata dal dottor Baldassare Martire, un prezioso dono, ovvero la consegna di due macchine per aerosol che per la referente coordinatrice del reparto di pediatria, Rosa Tarantino, rappresenta un gesto encomiabile. Io ringrazio di cuore tutta l'associazione Fratres della donazione che ci hanno voluto fare per aver voluto donare un po' del loro tempo, dei loro soldini e alla nostra causa. Un appuntamento consolidato negli anni, quello pensato dalla Fratres ogni 5 gennaio, che rientra nella storia del gruppo Donatori Sangue di Barletta, credendo fortemente nella missione della donazione quale gesto di solidarietà e generosità. Il scopo dell'associazione è volontario naturalmente, è quello della donazione di sangue, però abbiamo capito che in un particolare momento non possiamo solo soffermarci alla donazione del sangue, ma dobbiamo pensare anche a chi ha bisogno e vive certe situazioni e ha bisogno anche di un altro tipo di volontariato o di dono, se, ecco, parliamo di dono. E in questo caso abbiamo ritenuto opportuno con il primario di pediatria, il dottor Martire, e la signora Tarantino Rosa, di portare un momento di gioia ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria con delle calze della Befana, due macchine per aerosol Nebula che in questo periodo dell'anno per via del freddo sono molto utili. Una solidarietà che prosegue anche domenica 8 gennaio, quando presso il centro trasfusionale dell'ospedale Monsignor di Miccoli di Barletta si svolgerà la 300ª giornata di raccolta sangue e si contribuirà così alla realizzazione dell'ideale del gruppo Fratres, il dono nel nostro DNA. Un esercito della solidarietà che chiama raccolta tanti volontari e sono sempre di più i giovanissimi che entrano a farne parte. La Frates si occupa di donazione, è tra l'altro un'associazione di ispirazione cristiana, volontaria, e si intende cercare di portare avanti quella che è la cultura del dono e ci siamo resi conto che nell'ultimo periodo soprattutto i giovani devono essere sensibilizzati a questo. Appena compiuti 18 anni sono stata la prima a voler entrare a far parte dell'associazione e spero e mi auguro che anche i giovani possano comprendere questo messaggio e ovviamente donare il più possibile.